Allora, sono qua in Solidox e voglio mettere questo cappuccio qua, ok? Di questo corpo, la siringa col cappuccio. Allora, cosa potrei fare? Potrei andare a mettere questo contro questo, provo ad andare, però non riesco ad andare a mettere concentrico, ok? Anche il classico questo contro questo, no, nulla. Dunque, c'è un problema. Dunque, se io vado a vedere qua una lunghezza, non ho un diametro, ok? Inoltre, qui invece ho proprio un diametro, ok? Allora, qui probabilmente c'è un problema qui, dunque entro dentro nel corpo, ok? Entro dentro nel corpo. Naturalmente io a questo punto potevo. Mi torno là, io potevo comunque andare in un certo modo a mettermelo in centro, così via, però era un po' approssimato. Poi la distanza tra qui e qui potevo andare a tentativi, ok? A tentativi. Invece proviamo ad andare a vedere e perché questo, e vedere se si può risolvere magari alla base. Adesso dunque l'ho aperto, a questo punto aperto mi accorgo che comunque questo pezzo ha una serie di problematiche, ok? Cioè lui parte con la rivoluzione, andiamo a vedere, ok? Fino a qua abbiamo tutto a posto, arriva qui, c'è questo loft e questo loft parte da un cerchio, ok? Naturalmente, vabbè, anche questo qua che si muove così via è. Doveva essere un po' vincolato meglio a mio avviso, perché poi mi può creare problemi. Comunque lui mi ha fatto il loft, ok, e qua il problema è qua che lui è andato a fare l'estrusione e qua l'estrusione non è un cerchio, ha fatto converti entità. A questo punto io invece posso risolverlo in un altro modo, cioè usando invece che converti entità, usare questo schizzo qua, ok? Che poi non so perché quel converti entità, perché poi io farò il converti entità e a me non dà problemi, potrebbe essere una versione molto vecchia che è stato creato questo pezzo, però ho anche questo problema qui, che se io vado qui, qua è stato fatto così, e io adesso a questo punto se faccio questo, se faccio qua mi taglia tutto, anche se io recupero, cioè faccio una specie di regain, qua mi taglia tutto. A questo punto devo mettermi prima a posto questo, ok? E dunque com'è che faccio? Innanzitutto io vado a misurare, vado a valutare e vado a proprietà di massa. Dunque la massa è 13,51 per vedere se facciamo giusto. Poi abbiamo l'X che è 0,01, l'Y che è 0,17 e Z che è meno 53,7. E già qui vediamo, perché se non riusciamo a fare, io comunque lo farò. Vediamo anche includere qua corpi, ricalcola, è lo stesso. Lo rifarò per trasformare questo in modo corretto per far vedere la differenza, però vabbè, vediamo se riusciamo, perché non so se riuscirò. Allora, a questo punto, da qui a qui, noi dobbiamo andare a vedere, perché io ho anche questo, caspita, oppure questo qui, andiamo a vedere. Ok, questo qui, dopo, da qui in giù non mi interessa, tranne mi interessa, mi sa, c'è un raccordo, non qui, ma c'è un raccordo qui, questo qui, fillet, questo fillet che a me sicuramente verrà diverso. Questo qua così e questo faccia 0,5. Vabbè, però sicuramente a me verrà diverso dopo, perché se io cambio qua leggermente sarà diverso. Vabbè, allora andiamo a vedere. Dunque, io vado qui, ok. Ecco, devo andare a vedere questo qua soprattutto.
Questa è questa rivoluzione, ma è questa quella che mi interessa. È questa quella che mi interessa perché anche tutti questi io devo andare a quotarli, cioè questo qui deve essere quotato. Ok? Questo qui era già 0,5, sì. Questo, ma Dio, che brutto lavoro. Vediamo se questo qui fatto così, e vediamo questo perché cambia. Ecco qua, torno indietro. A questo punto io questo posso andare a mettere, intanto da qui a qui posso andare a mettere 0. Vediamo se me lo prende. Ok. Però, aspetta un attimo, torno indietro perché il problema è che quello era 13,72. Dunque, non è che posso, ecco qua, devo rifare così, elimina modifiche, riprendo. Ok, devo andare qui e devo andare a quotarlo da qui, perché questo deve rimanere fisso qui. Dunque, questo io lo lascio così. A questo punto, se sperando che qui non si sposti nulla, questo contro questo è collineare. E qui ci siamo. Ok, questo lo tiro via perché è inutile, vabbè, anche questo a questo punto era inutile. Quote associate, no, allora lasciamolo lì perché non voglio creare dissidi. A questo punto vediamo se qui crea problemi. Caspita, mi crea problemi qua. Dobbiamo andare a vedere questo. Questo qui perché. Vediamo. Il taglio non intersetta. Eccolo qua. Perché questo? Il problema è questo. Che quello là, io adesso però ho perso la profondità. Dunque io annullo. Devo prima andare a fare tutte quelle modifiche, devo prima andare a dare quella distanza qui, se no lui mi crea un casino di problemi. Mi crea un casino di problemi. Devo andare a dare questa distanza qua. Adesso la prima cosa che faccio allora è andare a valutare. Andiamo a valutare di nuovo il corpo, non dovrebbe essere naturalmente cambiato. 13,51, ok. A questo punto mi metto qui, vado a fare la valutazione, vado a fare da qui a qui valutare, misura. Sarà un'approssimazione, devo usare il 99,41. 99,41. A questo punto cosa faccio? Vado qui, vado a fare lo schizzo, ok, e cominciamo a lavorare. Dunque, questo qui, da qui, prendiamo da qui, sì, a qui, sarà 99. 41, ok, là, e ci siamo, e qua ci siamo. Questo qui da qui a qui lo dovrò tenere così, ok, e questo qui lo metterò da qui a qui, ok, dovrebbe essere così. Andiamo a vedere, andiamo a valutare proprietà di massa e si è cambiato 13,51 x0, dunque non è cambiato praticamente nulla, quell'1 qui, ma vabbè, mi sembrava 53,7, magari dopo vedrò nel video se era 71, comunque ci siamo, ci siamo. A questo punto adesso andiamo ad operare e andiamo a fare questa cosa qui, cioè qui adesso siamo ancora che qui siamo su come si dice, non siamo su un cerchio, e dunque, come avevo fatto vedere, ho problemi là ad accoppiare. A questo punto mi metto qui, ok, vado sul loft, questo loft mi mostro questa, ok, vado qui, vado a fare l'estrusione, ok, rifaccio l'estrusione e questa volta no. Torno qui, vado a fare questo, ok, e questa volta vediamo, cancello questo che era diventata una spline e mettiamo questo, se me lo prende, vediamo se me lo prende, no, ok, dunque andiamo a convertire, converti, a questo punto ho convertito, lui mi ha convertito giusto, mi ha fatto il diametro, a questo punto sono a posto,
chiudi, avrò naturalmente un problema sulla superficie, però andiamo a vedere intanto se è cambiato qualcosa, valutare proprietà di massa. 13,51, 001, 0,17, 53, 71, perfetto. Andiamo a mettere a posto qua e andiamo a questo qui naturalmente non vedeva prima, questo con questo punto medio e ci siamo qua. C'è quel raccordo lì che però non incide tantissimo, eccolo qua. Vediamo qui, non incide perché questo qui, vediamo se poi cambierà. Mancante la faccia, non riesce più a vedere la faccia, e allora la faccia è questa qui. Ok, naturalmente il raccordo è un po' cambiato, andiamo a vedere se mi incide tanto. È un po' cambiato il raccordo. Vabbè, andiamo a vedere se mi incide tanto questo raccordo. A questo punto vado a valutare proprietà di massa. 13,51,00, no, non incide praticamente nulla, da un punto di vista formale non incide nulla, e siamo uguali a prima, dunque sono a posto, file, salva, ok, chiudo. A questo punto potrò andare a vincolare, dunque posso semplicemente andare a prendere questa superficie, con questa lascio andare e proverò a mettere tangente. E poi metterò questa contro questa, vediamo se riusciamo, concentrico. Ok, blocco anche la votazione, non mi interessa, andiamo a vedere, dunque ho concentrico, tangente, adesso andiamo a vedere la sezione, e dunque sono qui, andiamo a vedere la sezione, prendo questo, sì perché prendo il piano di questo, ok, andiamo a fare la sezione, e là. Andiamo più o meno, ok, no, prendevo il piano dell'altro, andiamo a vedere, a questo punto siamo da qui a qui, siamo a circa un millimetro, ok? Vabbè, spero di essere stato utile, si poteva anche fare in un altro modo, senza andare a modificare tutta la parte, ok? Si poteva anche fare così. Però volevo essere un attimo più preciso e dunque essere più sicuro della cosa. Così penso che non ho alterato il disegno e dunque dovrebbe essere fatto apposta. Se no, l'alternativa era di andare naturalmente poi bisognerà vedere questo qua. Vabbè. Questo non so, però non ho modificato il. Semmai andrò a vedere poi il disegno precedente perché qui non so perché. Vediamo al corpo. Bisogna tornare indietro. Comunque, alla fine il discorso qua non so perché teoricamente dovrebbe essere eliminato quello lì, ma vabbè, quello però come peso, come tutto mi viene corretto, dunque sono a posto. L'altra cosa, quello che volevo dire è questo, ecco, si poteva fare, volevo far così per essere più sicuro, ecco, per vedere poi, però tutto era proprio dal fatto che questo era una spline e non un cerchio. A questo punto, essendo, non riuscivo più a fare quel discorso, quei vincoli di tangenza, ecco, volevo sottolineare questo. Quando succede così è perché c'è un problema nella parte, e a questo punto come faccio a risolverlo? O vado a modificare la parte, o un altro modo potrebbe essere vado per approssimazione. Questa distanza andavo ad occhio finché non avevo l'interferenza. Purtroppo non ci sono altri metodi, o vado a modificare o vado un po' ad occhio così. Vabbè, spero di essere stato utile, ci vediamo alla prossima, arrivederci.